E vi preannuncio che alla fine c'è questa da vedere, eh? Quindi rimanete fino alla fine. Oggi siamo qui perché c'è un video bello. Vi faccio vedere delle cose che non ho mai fatto vedere praticamente a nessuno in un video, quindi è fighissimo. Comunque qui con me, adesso inclino un pochino lo schermo così potete vedere anche voi, ho tutte le mie medaglie, ok? E adesso ve le faccio vedere un po' tutte. Allora, qua ne ho un sacco, come vedete. Adesso le tiriamo fuori piano piano e vi racconto un po' dove state vinte, che medaglie sono, a quali sono più affezionata, a quali meno. Intanto questa qui è la mia stanza di quando ero piccolina. Quindi casa Prato, e bellissimo essere qui per me. Partiamo un po', non so da dove cominciare, in realtà sono emozionata pure io a fare sta cosa. Allora, io partirei da queste tre. Questa qui è il primo oro mondiale che ho vinto insieme alla squadra, ovviamente. Ed è una medaglia d'oro, la medaglia d'oro di Montpellier 2011, quindi questo è stato il mio primo campionato del mondo e con la squadra, storica squadra di Londra, abbiamo vinto questo meraviglioso oro concorso generale. Ed è, questo è super pesante ed è anche figo perché c'è sopra una ginnasta con un nastro, non so se la vedete, c'è un po' di riflesso, però è strabella. Ed è pesante, super pesante, c'è anche il cordino rosa, era tutto il palazzetto, mi ricordo, tutto rosa, cioè era nero, a sfondo nero, però c'erano tutti i dettagli rosa, quindi una figata, e questa è stupenda. E il giorno dopo, nelle finali, ne abbiamo vinte altre due d'argento, anche queste stupende, sempre col cordino rosa, e anche queste hanno il nastro rosa e sulla con la ginnastina sopra, vedete. Ecco, quindi praticamente queste qui sono Montpellier 2011, il mio primo campionato del mondo, oro concorso generale e argento nelle due specialità, che sono una alle 5 palle e argento anche al cerchio e nastro. Bellissimo ricordo, quindi questo primo mondiale, prime tre medaglie, tra le mie preferite anche come forma, strabelle, strafighe. Poi c'è anche questa, che mi piace un sacco in realtà, che è un po' strana, però mi piace da morire. Ok, mi piace soprattutto questo che mi ricorda un po' come fosse un po' un passo olimpico, ok? E fighissimo. Questo qui praticamente è la medaglia dei mondiali di Izmir, quindi siamo nel 2014. Argento anche questo, strabello. Guarda qua, come è fatto, cioè praticamente è bucata, vedi? È praticamente bucata. Fighissimo, vedete qua. Sta bello, sta bello. Quindi abbiamo visto Montpellier, questo è Izmir 2014, adesso le metto tutte qui, poi faccio una bella panoramica di riepilogo. Poi andiamo avanti, diciamo che pesco a caso perché sennò sono troppo indecisa su cosa far vedere prima, cosa far vedere dopo. Oh, questa qui medaglia super importante, attenzione, medaglia argento europeo, anche qui 2014. Questo qui è un argento stupendo per me, perché quell'anno era un anno un po' complicato, ok? Un anno difficile, avevamo un sacco di infortuni, quindi siamo arrivati a Baku carichi di tensione, poi gli europei per noi sono sempre difficilissimi, quindi non è facile, gli europei sempre, non dico che va sempre male, però comunque è un po' complicata come gara per l'Italia di solito, almeno quando c'ero io. E quindi siamo arrivati là, abbiamo fatto comunque una buona gara, però fino all'ultimo non sapevamo se avevamo vinto il nostro argento, e poi alla fine praticamente aspettavo questo ultimo punteggio, e alla fine pam, è arrivato ed eravamo secondi. Quindi ho un video dove ci mettiamo tutti a piangere, saltiamo di gioia, bellissimo. E questa è la medaglia, vabbè, bella come ricordo. Un giorno te lo faccio vedere quel video dove ci abbracciamo perché abbiamo vinto l'argento a Baku 2014, bellissimo. E poi ve lo faccio vedere. Vedi com'è scritto Baku 2014, di qua è così, ok? Quindi una bella medaglia, semplice però super ricordo. Però le altre ovviamente sono un po' più strane di come sono fatte. Sempre a livello europeo ho anche due bronzi. Adesso voglio vedere chi di voi sa quando sono stati vinti due bronzi europei. Anche questi molto combattuti.
due bronzi europei super 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 combattuti. 2012, esatto. Queste sono le due medaglie degli europei di Nizhny Novgorod, Russia, 2012. Guarda. Te la faccio vedere da vicino, vicino, vicino. È bella, è bella. Cioè, una ginnasta sopra e poi dietro è fatto così. Scritto, scusate il mio smalto orribile, però non sono vestitista, ok? Quindi fighe, sono belle anche come sono fatte, cioè sono abbastanza un pochino più leggere queste qui, mi piacciono molto in realtà, anche se comunque è stato un europeo difficile, però mi piacciono un sacco queste due medagliettine qui. Ok, perfetto, le tre medaglie europee le abbiamo viste, abbiamo visto i mondiali di Montpellier, abbiamo visto i mondiali di Izmir, poi andiamo avanti, vediamo cosa c'è qui. Pesaro non lo batte nessuno a medaglie, sono stupende. Allora abbiamo queste, tre ori, Coppa del Mondo di Pesaro 2014, sono stupende, pesano un quintale raga, cioè ti giuro, un quintale. Quando ho fatto la premiazione infatti non so come abbiamo fatto, perché pesano veramente a palla. Ori, quindi ho scritto oro all around, ok, squadra all around. Oro 10 clavette e oro 3 palle e 2 nastri, ok? Quindi 3 medaglie d'oro e queste qui sono stupende, guarda, di Pesaro. E adesso vi faccio vedere tutte le altre di Pesaro, perché ogni anno Pesaro fa delle medaglie diverse, bellissime, e sono tutte fighe. Adesso vi faccio vedere le altre. Guardate queste di Pesaro, sempre di Pesaro, e sono un oro e un bronzo. Bronzo alle 5 palle, oro 3 cerchi, 2 nastri. Quindi sto parlando di che anno, anzi di quale quadriennio, se c'erano le 5 palle e cerchio e nastro, qualcuno secondo me di esperto lo sa che quadriennio era. Bellissime, queste qui sono stupende, veramente, veramente, veramente belle queste. Pesaro, cioè, ha delle medaglie stupende, proprio sono fatte proprio bene, sono sempre diverse, sempre creative, anche un'idea. Come design, tipo questa è quella di un altro anno, guarda, anche queste sono bellissime, anche queste sempre Pesaro, sempre con questi sassolini qua di fianco, bellissime sono, veramente belle. Anche questo un oro, un bronzo, sempre bronzo, tre cerchi, tre nastri, due cerchi e oro alle 5 palle, quindi al contrario dell'anno prima o dopo, adesso sinceramente non mi ricordo, un anno così, un anno cos'ha, però anche queste sono stupende, bellissime queste due, sempre Pesaro. E sempre per rimanere in tema Pesaro abbiamo queste del 2013, leggermente diverse, sono due ori, 10 clavette, 3 palle e 2 nastri, belle anche queste, non sono pesantissime in realtà, però tipo il simbolo di Pesaro è anche leggermente trasparente, bello, mi piace un sacco. Quelle di Pesaro rimangono secondo me tra le più belle, proprio come sono fatte, sempre creative, sempre diverse. E vi preannuncio che c'è questa da vedere, quindi rimanete fino alla fine. Ok, andiamo avanti. Ok, queste tutte uguali in realtà, e tutte simili, però tutte vinte in momenti diversi. Cioè Coppa del Mondo di Sofia, e qui sono due bronzi e 1, 2, 3, 4 argenti se non erro, vinti in anni diversi, tutte di Sofia. Quindi questa è World Cup Sofia 2011 ed è un argento, però non c'è scritto ad esempio che specialità, che attrezzo eccetera. Questa World Cup Sofia, ma non c'è scritto l'anno, però è sempre uguale, simile come è fatta. Questa è World Cup Sofia, anche qua non c'è scritto l'anno, però è, ah no, questa è 2014, c'è scritto nel cordino. Poi c'è questa World Cup Sofia, sempre 2014, sempre un bronzo, anche questa qui, ok. E questi altri due argenti, sempre Sofia, però non c'è scritto l'anno, però secondo me dovrebbero essere, non me lo ricordo sinceramente, però altri due argenti qua. Sono belle. Sofia è figo perché la World Cup di Sofia la fanno, vabbè, ovviamente in un palazzetto, e l'hotel dove stavamo a dormire quando andavo io anche a fare la World Cup, quando ero in squadra, è un hotel, praticamente è un centro sportivo, ma è anche un bellissimo hotel, c'è la piscina, la sauna, veramente veramente figo, cioè Sofia è veramente uno dei più che belli particolari, siamo un piccolo villaggetto, quindi mi divertivo sempre quando andavamo lì. Oh, questa è una World Cup, una medaglia importantissima questa, a livello proprio emotivo mio, è una medaglia di bronzo, questa è una Coppa del Mondo in Russia, Kazan, ed è importantissima perché per la prima volta, tipo dopo 2-3 anni, siamo riusciti a vincere una medaglia
proprio in Kazan, cioè proprio in quella gara lì, e quindi è una gara, cioè è una medaglia importantissima questa per me. Adesso questa è 2016, esatto, 2016, finale di bronzo, però carina, normale, normale, carina, non tanto pesante, però è particolare, c'è scritto Kazan, cosa importante, c'è scritto l'anno sul cordino, cosa che di solito, cioè non sempre scrivono, infatti poi non, uno magari non si ricorda in che anno era. Poi abbiamo queste due della stessa gara, che sono Coppa del Mondo di Baku 2016, un bronzo e un argento. L'anno delle Olimpiadi di Rio, qui Coppa del Mondo di Baku. Bellissime queste, mi piacciono perché sono semplici, capito? Sono semplici, c'è scritto dietro la data, ci sono i vari simboli, semplici, non troppo pesanti, quindi da riportare in valigia magari un peso normale, però belle, queste mi piacciono un sacco. Poi ho questa, che ne dovrei avere altre così, che è un secondo posto di una Coppa del Mondo a Stoccarda nel 2014, che poi l'anno dopo a Stoccarda abbiamo fatto i mondiali, quindi sempre stesso palazzetto e tutto, questa era la Coppa del Mondo. Bello anche questo, il cordino però non lo capisco tanto con tutti questi colori misti, un po' giamaicano, non lo so, non mi piace tanto il cordino, però la medaglia è strafiga. Poi qui ho altre due medaglie tipo di Minsk, se non sbaglio, 2013, anche un oro e un bronzo, sempre Coppa del Mondo, questo quindi primo anno della nuova squadra, ok? Adesso vado un po' più veloce così poi faccio una panoramica, sennò qui siamo 3 ore. Queste qui sono di Portimão, Portogallo, ok, 2011 queste due, molto belle, due argenti sono, ok, due argenti, mettiamo qui vicini. Poi abbiamo sempre, questo è sempre Portimão, sempre, e poi qui abbiamo un'altra di Minsk, la mettiamo insieme a quelle di Minsk, più piccolina, questa è di un altro anno se non sbaglio, adesso non mi ricordo che, 2012, un po' più piccola, però comunque uguale alle altre. Coppa del Mondo, San Pietroburgo 2013, anche questa è una Coppa del Mondo dove abbiamo sbagliato molto, quindi a vincere una medaglia di bronzo è stato comunque un super risultato per noi e una medaglia importantissima a livello emotivo questa per me, quindi top. E poi queste qui sono invece Coppa del Mondo a Budapest, Ungheria, l'anno di, non è, 2015, esatto, l'anno di Stoccarda, anche questa è una gara dopo i giochi europei che erano andati malissimo, quindi gara super sofferta, però bellissimo ricordo queste due medaglie qui. E poi abbiamo questa serie che non ve le faccio vedere tutte perché sono tutte uguali tanto. Praticamente queste qui sono le medaglie, ve le faccio vedere una che tanto è uguale per tutti gli anni. Cioè il cordino è carino, però sono, io ne ho per esempio una, due, tre, quattro, cinque, sei e non mi ricordo assolutamente di che anni sono. Cioè mi ricordo che nel 2012 sicuramente sono andata a Kiev, sono di Kiev queste. Però non mi ricordo bene di che anno sono, perché appunto non hanno né la data scritta né sono diverse da un anno all'altro, quindi hanno fatto sempre uguali, quindi sono 6 e non ho idea quale è di quale anno. Dovrei riguardare magari qualche foto dove ci hanno premiato e magari le riesco a distinguere fra loro. Poi dulcis in fundo, siamo arrivati al momento cruciale, tada! Questa è la medaglia assolutamente più preziosa. Ovviamente ne ho altre delle Coppe del Mondo e mi mancano anche le medaglie di Kiev dei mondiali, di Stoccarda dei mondiali, ma le ho a Monza, credo. Però super, 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 super questa. Se la apriamo, voilà. Questa è la medaglia di Londra 2012. La faccio vedere bene. Questa è la cosa più preziosa che ho, ovviamente. Adesso vi faccio vedere qualche particolarità. A parte che qua dentro all'astuccio c'è scritto congratulazioni, bla bla bla, insomma l'astuccio è tutto bello gommoso, morbidoso, anche se si è un po' rovinato a tenerlo in cassaforte. E poi la medaglia è fatta così davanti, ok, adesso ve la avvicino un attimo, e così dietro. E la cosa figa, che me ne sono accorta dopo un po' in realtà, è che qua c'è scritto ginnastica ritmica concorso generale, quindi è una figata che c'è scritto Rhythmic Gymnastics Women's Group All Around. Bellissima questa è veramente figa. E niente, quindi questa è la più preziosa che ho. Adesso chiaramente vi faccio una panoramica di tutte quelle che abbiamo visto, quindi spero vi sia piaciuto, alla prossima.